La terza serata del Festival di Sanremo 2015 offre un programma interessante. Importanti ospiti stranieri, la gara tra i giovani che entra nel vivo e la rassegna delle cover dei 20 cantanti big in gara. Carlo Conti e le sue cantanti vallette, alias Arisa e Emma Marrone, intendono riportare l'audience TV del Festival della Canzone Italiana a livelli più consoni al suo blasone rispetto alla magra Auditel dello scorso anno. I cantanti big in gara propongono dunque le seguenti cover: Annalisa canta Ti sento, successo di Mattia Bazzar; Alex Britti la canzone Io mi fermo qui dei Dick Dick; Biggio e Mandelli e La vita è la vita, successo di Cochi e Renato; Irene Grandi canta Se perdo te di Patti Pravo, mentre Marco Masini Sarà per te di Francesco Nuti; Bianca Astei Ciao amore ciao di Luigi Tenco; e anche Gianluca Grignani la canzone Vedrai, sempre di Luigi Tenco; Malika Yen con Vivere di Vasco Rossi; Chiara Galeazzo con Il volto della vita di Caterina Caselli; Raff con Rose Rosse, grande successo di Massimo Ranieri; Anna D'Angelo con la canzone Dio come ti amo di Domenico Modugno e Gioia Cinquetti; e Dear Jack con Io amo solo te di Sergio Endrico; Grazie di Michele con Alghero di Giuni Musso; Il volo con la canzone Ancora di Edoardo De Crescenzo; il rapper Moreno con Una carezza in un pugno di Adriano Celentano; Lara Fabian con Sto male di Ornella Vanoni; Neck con Se telefonando della grande Mina; Nesli con Mare mare di Luca Garboni; Nina Zilli con la canzone Se bruciasse la città di Massimo Ranieri; ed infine Lorenzo Fragola con Una città per cantare di Rosalino Cellammare, detto Ron. Nel corso della terza serata del festival continuano le sfide ad eliminazione diretta nel settore delle giovani promesse, che ricordiamo sono Serena Brancale con Galleggiare, Giovanni Caccamo Ritornerò da te, Caligola con Oltre il giorno, Cuzzo con Elisa, Enrico Riggiotti con Qualcosa da decidere, Rachele Io non lo so cos'è l'amore, Amara con Credo e Shanti con Ritornerai. Tra gli ospiti della terza serata abbiamo una delle attrici più belle di Hollywood, la biondissima e prosperosa Margot Robbie, resa celebre dal film di Martin Scorsese The Wolf of Wall Street, al fianco del grande Leonardo DiCaprio. Ospite anche la grande star del cinema Will Smith. Il commissario tecnico della nazionale di calcio italiana, Antonio Conte, è presente come ospite e segue la tradizione del festival di avere ogni anno i CT italiani ospiti all'Ariston. Infine l'astronauta Samantha Cristoforetti è ospite con un collegamento dalla Stazione Spaziale Internazionale in orbita intorno alla Terra.